Grazie a Lorenzo per averci aggiornato con le notizie. Allora io saluto Marco, Filippo e Natasha che sono con noi da Milano. Buongiorno, bentrovati dopo il 25 aprile che da voi a Milano ha un significato ancora più forte, lo ha impreziosito Laura Boldrini con un Eh sì, discorso buongiorno. veramente forte. Però prima di tutto Bello. posso farvi un regalo perché noi abbiamo Come no? preparato una cartolina da Ah Perugia, sì. allora ve la proporremo così, ma Certo. Filippo ci ricordi anche quali sono questi posti, te che sei un grande conoscitore della musica, immagino anche di Umbria Jazz. Eh beh, Come certo. Certo, vediamo, vediamo, siamo allora, molto ve la facciamo curiosi. subito vedere. Cambiate, Arriva, non preoccupatevi. Fai girare, esatto, fai Siamo girare la la cresima. cresima, Filippo, che ci stiamo. Sì. Che ci stiamo arrivando, Vediamo. appena torniamo con le immagini qua da Perugia, questa. Bisogna Facciamo. Vabbè, commutare. ve la daremo, diciamo che ve la. Ecco. Eccola qua. Ecco. Bene, Iniziamo a eccola. Che vederla, bello. vedete, sullo sfondo c'è Santa Giuliana che durante Umbria Jazz diventa Ah. l'Arena Parco Santa Giuliana. E noi Sì. siamo ai Giardini Carducci, che è l'altro luogo simbolo di Umbria Jazz. Quindi questa era la cartolina Beh. che abbiamo provato a mandarvi, con qualche secondo di ritardo a Meravigliosa, Milano, ma meravigliosa. alla fine Beh, ce l'abbiamo fatta. Roberto, dici bene, Perugia, nello specifico l'Umbria in generale, come luogo di musica sacro e profano, perché il jazz in fondo ormai è di casa proprio lì a Perugia, tutte le estati con Umbria Jazz, ma anche d'inverno, insomma, è un luogo veramente ormai mitico per la musica in Italia. E bisognerebbe chiedere a qualcuno di quei jazzisti, magari al nostro Stefano Bollani, che cosa può improvvisare a questo punto Enrico Letta. Chicco Letta, il bambino prodigio, l'enfant prodige della politica italiana, l'uomo dei grandi think tank, che ha il compito difficile, dicono alcuni, abbastanza complicato, dicono altri, di formare il nuovo governo. Da dove partire, Natasha? Beh, intanto da Comunque se solo in stesso. Italia a 47 anni sei un enfant prodige, Sì, Esatto, e sì. vabbè, infatti sono delle storture. No, Certo. lui da se stesso, perché Enrico Letta è le larghe intese fatte carne, proprio Eh beh, le dici per questioni esemplifica. di parentela, di. Certo, infatti Berlusconi è tranquillissimo, rientrerà dagli Stati Uniti, stava dall'altra parte dell'oceano e dice: non voglio neanche pensare che Enrico Letta non ce la faccia e fallisca. Da dove parte? Parte scartando tutti i nomi pesanti invisi a Berlusconi, quelli che per esempio sono usciti oggi da molti dei nostri ascoltatori durante il dibattito, che ne so, Caselli o la Boccassini alla Vabbè, ho giustizia, ecco, capito, no, eh. no, Non no, fare le intese, certo. Landini al lavoro, E no, vabbè, no, ma no, allora bisogna fare perché. qualcosa. Quindi Cioè, si potrebbe riconfermare la Cancellieri, forse Beh, ma Severino, D'Alema, che non Natasha, è mai comunque stato quei inviso a nomi. Berlusconi, agli esteri. Natasha, quei nomi comunque sarebbero stati scartati anche in un governo tutto PD, Certo, eh? Anche senza le lo so, latinese, onestamente. no, ma Sì. io riportavo l'opinione dei nostri ascoltatori. Quindi sì, Sì. partirà da lì. E poi la cosa che ho apprezzato di più di Letta è che ha avuto questa mossa verso i 5 Stelle, cioè li ha messi comunque di fronte a delle responsabilità, dicendo scongelatevi. Ecco, su questo voi non ce l'avete, Roberto, leggo la Free Press, però forse c'è il titolo migliore di oggi. Beh, Letta, virgola, lo Ecco, adesso scongelatore, anche se vi so che sento di di Free nuovo, Press. vi sento di nuovo, ma non. Ecco, no, dicevamo. Anche se so che di Free Press si è parlato anche a Perugia in questi giorni al Festival del Giornalismo, che ha un po' sdoganato anche la Free Press. Certo, però dicevamo, il titolo migliore di oggi, Roberto, è sicuramente Letta, lo Virgola. scongelatore. Che è sulla prima pagina di Leggo. Quindi è. C'è chi ha detto che con il suo savoir-faire, devo dire, insomma, la sua esperienza, perché lui è un enfant prodige, nel senso che lui già quando era ancora giovane, anche per le statistiche, è stato ministro, è stato sottosegretario, insomma, è stato un Ci sa ragazzo fare, che ha ci sa cominciato fare. Ecco, presto. però attenzione, È una no, situazione facile, no. No, Ardemagni? una situazione No. che va letta con attenzione. Letta, letta. E va con grande attenzione. E non vorrei che Leggo, che fa parte della stessa voce verbale, sono due forme Avesse diverse, un conflitto di avesse un interessi. conflitto di interesse, quindi Leggo dovrebbe insomma astenersi dal. Certo, dall'endorf eventuale. Cosa c'è di bello però? Dici tu che cosa hai visto, Roberto, in questi primi giorni di Festival del Giornalismo che continua fino a domenica? Una piccola guida per noi Beh, intanto telespettatori. abbiamo visto il direttore di Leggo.
Alvaro Moretti. A proposito della Free Press, perfetto. Si è parlato molto di rete, si è parlato molto del ruolo di internet, pensavamo di poter parlare anche delle prospettive del PD, ma Matteo Renzi poi alla fine non è venuto il giorno dell'incarico ad Enrico Letta, era annunciato, era l'ospite principale della prima giornata, non c'è stato. Si è parlato ma è ovunque molto Renzi, ma quando sta a fare il sindaco di Firenze? A parte quando ospita i giornalisti stranieri per dire... No, ma ieri era a Firenze. Ho capito. Era lì. Vabbè, ieri era il 25 aprile. Natascia, potremmo scusa, dire prego, che ha una prego. Buona squadra di assessori, forse, per questo può permettere. Questa sì. Questa mi immagino possa essere la sua giustificazione, poi magari se dovrà fare anche il segretario del PD il tempo sarà ancora meno da dedicare alla sua città, o il presidente dell'ANCI, perché si parla anche di questo. Però c'erano soprattutto tanti ragazzi delle scuole, non solo delle scuole, quello forse è il significato più profondo del Festival di Perugia. Bello. E allora, casomai nel weekend lo raccomandiamo per chi... Like sul Festival di Perugia. Assolutamente, per chi fosse da quelle parti. E abbiamo anche le X News del venerdì, che sono le nostre preferite. Buongiorno Roberto, Ci sto nell'inquadratura. Sì, tu fai parte, Magni, tu fai. Sono qui con le Friday News, notizie dal ponte. Sono in corso in questi giorni, abbiamo detto, le consultazioni che porteranno alla formazione di un governo di larghe intese o governissimo. Sì. Enrico Letta, infatti, deve iniziare a studiare un po' di barzellette sconce. Se no, argomenti non c'è. Papa Francesco cerca una soluzione per la comunione ai divorziati. Sì. Con 3 milioni al mese di alimenti da corrispondere, per alcuni non è la prima delle preoccupazioni. Matteo Renzi sostiene che non è diventato premier perché è Berlusconi che non l'ha voluto. Ma era l'unico modo per far smettere di piangere Alfano, quindi doveva farlo. E l'attrice che interpreta la Colf di Nonno Libero, avete letto, si è ritirata dalla lista civica a sostegno di Alemanno, che probabilmente un medico in famiglia da sistemare ce l'aveva già. Friday News, il bello della settimana è che finisce. Meno male che finisce anche questa settimana, allora, anche se lo abbiamo già visto, finisce per noi, ma non finisce per la politica, che anzi da domani sta fermo dovrebbe un secondo entrare. Ardemagni, mi sembra, ieri c'era l'inquadratura con la Boldrini, che c'era un soggetto dietro di lei che si muoveva e continuava a spostare l'attenzione da quello che stava dicendo la Boldrini, no, che era molto bello e importante. Lei spostava era diversa l'intenzione, stia fermo. Va bene. Insomma, Roberto, qui a Milano aspettiamo i temporali del fine settimana. Lì a Perugia dovreste avere bel tempo ancora. A Perugia speriamo di no, ovviamente. Come no? No, speriamo che non piova. Ah, bene, sì, no, appunto, noi speriamo che abbiate bel già. Tempo. Senti, chi sono i grandi ospiti del fine settimana lì al festival? Beh, arriva Marco Travaglio, che farà al solito il piedone al Festival del Giornalismo, per dire uno dei nomi più attesi, però guardate, secondo me sono gli appuntamenti quelli teoricamente minori, quelli più interessanti, perché scavano più a fondo nei problemi e nelle virtù di questa professione. Si è parlato anche di precariato, ieri abbiamo avuto Beppe Severgnini, che ha voluto lanciare un messaggio da noi, ha detto ai giovani che fanno questo lavoro gli va dato quanto meritano, basta farli lavorare gratis, una pacca sulle spalle non è un ringraziamento sufficiente. Credo che arrivando da un giornalista importante e affermato sia veramente un messaggio importante, molto significativo. Sì, e voi siete pronti invece tempi... per il 1° maggio? Prontissimi, certo. Prontissimi. Stiamo ultimando le valigie, le procedure di partenza, e poi il 1° maggio sarà quest'anno veramente incredibile, in diretta in televisione su Rai 3, alla radio su Radio 2, per cui sarà una grande festa di musica e speriamo di lavoro, visto che si parlava proprio di quello, ai noi di lavoro, sì, io, il lavoro che non c'è. Io vi seguirò da casa quest'anno con la bimba, che è il suo primo maggio, quindi vi seguiremo in diretta TV. Cercheremo di farle capire che è la festa dei lavoratori e che il lavoro è un momento della vita delle persone, però quella della prossima settimana è la festa dei lavoratori e non del lavoro, che non è proprio la stessa cosa. Ebbene sì. Esattamente, speriamo che poi sia un momento lungo, perché per molti non lo è stato abbastanza, diciamo. Ebbene sì. Attenzione. Molti di quelli che saranno in piazza devono fare i conti con un lavoro che non c'è, sì. Molti di quei ragazzi che ci saranno a sentire la musica. Ebbene sì, caro il nostro Roberto da Perugia. Pronto? Sì? Aspetta che sono ancora in onda. Ti chiamo dopo. Sì. Attenzione. Alla giustizia?
Adesso glielo chiedo, aspetta. Ciao, ciao, ciao. Cinzia Poli, intanto. Eccomi. Enrico Letta ha accettato l'incarico, ma con riserva. Sì, una buona bottiglia di vino invecchiato ci vuole. Con il pipistrello della notte vi salutiamo e torniamo lunedì. Ciao, ciao. A lunedì da Roma, evidentemente noi saremo da Roma, voi sempre da Milano. Allora, torniamo sui giornali. A proposito di Enrico Letta, il Fatto Quotidiano fa un'operazione molto interessante. Non c'è il consueto editoriale, quest'oggi non scrivono né Padellaro né Paolo Flores d'Arcais in questa colonna che solitamente occupano. C'è Enrico Letta, un Enrico Letta di qualche mese fa, dal giugno dello scorso anno al gennaio di questo, una raccolta di dichiarazioni. Il titolo è: ha distrutto l'Italia, ma è il governo con Berlusconi, di Enrico Letta per l'appunto. La prima citazione è del 26-6-2012, occorre un grande patto costituente tra progressisti moderati che escluda dal governo i populismi di Grillo, Berlusconi e Di Pietro. E poi ancora, nel mese di luglio il governo si regge su un patto politico chiaro, il PD si è assunto la responsabilità di stare in una maggioranza con chi ha ridotto così il paese, a patto che l'interlocutore non fosse Berlusconi. L'ipotesi di una grande coalizione dopo le elezioni è molto lontana, la lontananza è data dal ritorno in campo di Berlusconi. Nella prossima legislatura non possiamo governare con un patto politico con Berlusconi. E l'ultima, quella del 2 di gennaio di quest'anno: alle bugie di Berlusconi risponderemo colpo su colpo, bisognerebbe aprire una commissione d'inchiesta parlamentare su di lui. Poi ovviamente il racconto continua anche nelle pagine interne, questa la critica che torna dalle colonne del Fatto Quotidiano al governo che sta per nascere, nato da un patto politico, che nascerà da un patto politico tra il Partito Democratico e il Popolo della...